dicendo dei campi di altre nazioni, no? Ma figurati, ma so più ovviamente. No, ma è proprio una cosa. Sto parlando per quello che ho detto, ma tutto relativo. Tutto ripeto, se tu fai con me, cioè la cura del taglio, vai con una di 9 anni, 10 anni, per me è pedofilo. Per la mia cultura io ti accetto proprio, scusa, lì non trafico proprio. Poi sul resto possiamo discutere, parlare. Infatti ci sono, allora sì. Infatti Riccardo, qui sono d'accordo con te, perché qui non si parla più di valori morali, ma di principi etici. Quindi del rispetto della crescita di un essere umano che all'età di 9 anni, maschio o femmina che sia, non ha avuto ancora il suo sviluppo sessuale, né ciclo mestruale, né prima eiaculazione o polluzione, quindi va rispettato sotto questo aspetto. Ma se diventa complicato, perché diventa una lotta nemmeno fra religioni. Ma questo allora, la colpa veramente nell'ambiente in cui si vive, cioè io locale vivo da voi, faccio anche morire, quindi non è quello, ma vivendo nei mondi giovanili, che non è vero che sono tutti i mondi dove si ubriacano, si droga, non è così, il mondo giovanile, lavora, si diverte, ragazze che fanno teatro, ecco, noi, io ho qualche agricoltura, Marzia lo sa, giriamo viva l'Italia, noi non parlo fuori tematica, però noi massacriamo i nostri giovani sulla cultura, ma lo sapete noi che li mandiamo indietro 20.000 miliardi del vecchio fondo del Parlamento Europeo per mancanza di progettazione? Ma c'è da vergognarsi, ma c'è da vergognarsi. Abbiamo un altro argomento ancora più ma ancora più solo, no, abbiamo pure culture. Questo è stato il momento di un'esibizione della nostra Taisa. Ti regala una canzone, che cosa ci canterai? Tu puoi lasciare questa, lasciala dopo, non c'è problema. Prego, che cosa ci canterai? Io sono una musica brasiliana, no? Quindi ho dato successo lì. Facciamo vedere un po'. Ok, prego la regia. Porta lei. La canzone della nostra. Thank you.
ma è portato un pezzo di allegria.